Il nuovo Tomb Raider forse sta per venire presentato, Concord si sta per avvicinare una beta e c'è anche qualche piccola nuova informazione e a quanto pare abbiamo una quasi ufficiale conferma che Ubisoft sta lavorando a diversi remake di Assassin's Creed, non solo Black Flag. Questo e altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Allora, gente, è già da un po' che parliamo di questo rumor dello sviluppo del remake di Assassin's Creed Black Flag, d'accordo? E questo ovviamente l'abbiamo detto come concetto in sé, cioè come informazione su un nuovo gioco che forse è in sviluppo. Però in realtà questo si riconnette a una strategia un po' più profonda di Ubisoft, di cui abbiamo già parlato e che ho iniziato un po' a pensare anch'io e abbiamo discusso insieme in live e non, e a quanto pare per una volta ci avevamo preso, perché pare che le cose stiano andando esattamente in questa direzione. Ovvero, Ubisoft lavora a diversi remake di Assassin's Creed Black Flag e non è il solo a tornare. Siamo quasi giunti a un anno di rumor relativi a quello che dovrebbe essere uno dei remake più attesi dei fan di Assassin's Creed, ovvero il vociferato Assassin's Creed 4 Black Flag, che sarebbe in sviluppo da almeno settembre 2023. Ma per il momento tutto tace sul progetto Ubisoft, nel senso che non abbiamo conferme ufficiali. Ma nelle scorse ore sono giunte le notizie importanti. A distanza di circa 4 mesi da quando Tom Henderson ha riportato le proprie ipotesi sulla presunta data d'uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, quindi la fonte è lui, il che vuol dire che probabilmente ha ricevuto informazioni, è proprio il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, che ha parzialmente rotto il silenzio sui progetti in sviluppo. Il vertice dell'azienda ha affermato che vi sono in cantiere diversi remake di Assassin's Creed. Black Flag Remake non è quindi il solo ad essere più o meno addirittura ad arrivo. Le affermazioni di Guillemot lasciano poco spazio a dubbi in tal senso. E mi sa che ha commesso un errore. Io credo che volesse, diciamo, smentire la cosa in una maniera più lata. Ok? Però, vabbè. I giocatori possono essere entusiasti di alcuni remake che ci permetteranno di rivisitare alcuni giochi che abbiamo creato in passato. In alcuni dei nostri vecchi giochi Assassin's Creed ci sono mondi che sono ancora estremamente ricchi. Ubisoft ha quindi intenzione di portare in campo una moltitudine di esperienze videoludiche connesse al brand di Assassin's Creed del capitolo Black Flag, incentrato sull'indimenticabile Edward Kenway, e non è il solo che, tornerà sotto una nuova veste tecnica. Che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni? Ecco, allora, questa è molto importante perché, anche se è una cosa detta in maniera un po' generica, e per carità non è che ci potessimo aspettare una comunicazione ufficiale così, perché in genere questo tipo di annunci vengono accompagnati da un reveal, nel senso sarebbe stupido dirlo così senza organizzare una campagna di marketing, senza mostrare niente, neanche un teaser, nulla, non dirlo su un palco, insomma, ok, durante un evento in cui sono concentrate le attenzioni dei giocatori. Quindi ha voluto essere generico, però un'informazione ce l'ha data, perché ha confermato di fatto l'esistenza di svariati remake. Quindi questa la possiamo considerare una implicita conferma del rumor lanciato da Tom Henderson già ormai un po' di tempo fa, ovvero dell'esistenza del remake di Assassin's Creed Black Flag, però non è solo questo a quanto pare, sono più remake. E qui vi voglio riproporre una cosa che vi dico da tempo, ma ovviamente è una mia speculazione, non è che sto dicendo che ho delle fonti o delle cose che mi portano a pensarlo, ma per come si sta comportando Ubisoft in questo momento, vi ho già detto che secondo me la strategia dovrebbe essere più o meno questa, ovvero un Assassin's Creed maggiore, uno di quelli grossi come Shadows che deve uscire quest'anno, ogni, diciamo, 2 anni, d'accordo? Ogni 2-3 anni. Poi, tra un Assassin's Creed maggiore, quindi più grosso, e l'altro, ci saranno dei progetti minori. È stato fatto Mirage, prima, e ora, però, se il remake di Assassin's Creed Black Flag è vero, e pare esserlo, probabilmente tra un Assassin's Creed maggiore e l'altro, che sono dei progetti nuovi, avremo dei remake di Assassin's Creed vecchi. Perché lo penso? Perché oltre al rumor di Black Flag, ovviamente, tutti sanno che buona parte delle persone che amano Assassin's Creed vorrebbero rivedere il ritorno della famosa trilogia originale di Ezio, di Assassin's Creed 1, 2 e 3. E io non penso che Ubisoft, con tutti i progetti che ha di Assassin's Creed, per i progetti maggiori, quelli più piccoli, quelli su mobile, quelli in VR,
quelli che sono dei veri e propri spin-off. Io non penso che abbia evitato la cosa più evidente da fare e la cosa che richiede meno lavoro in rapporto a poi il beneficio che avrai, ovvero i remake, no? Perché sono dei progetti di giochi che già le persone amano e che vogliono veder tornare, no? Almeno in gran parte, e sono già venduti, nel senso sono dei progetti che, sapete tutte le critiche che si danno, ma perché fanno tutti questi remake, remaster? Perché vendono e sono dei prodotti molto più sicuri da lanciare sul mercato, perché sai già che con tutta probabilità lo venderai quel gioco. Senza dubbio, abbastanza da recuperare i costi di sviluppo, no? Ma probabilmente di più. Quindi sono prodotti sicuri, sono i più sicuri da fare se vogliamo, e mi pare difficile che in tutta la strategia di Ubisoft di Assassin's Creed, che in parte ha già confermato, perché ha già confermato l'esistenza di Assassin's Creed Exe, che arriverà più in là, più tutti gli altri progetti, ecco, mi pare difficile che non siano inclusi anche dei remake. Quindi questa conferma, se vogliamo, anche se generica e un po' lata, di Yves Guillemot, è quello che ci serviva per capire che probabilmente stiamo andando in questa direzione. Perché vi ho detto che secondo me ha fatto un errore Yves Guillemot? Perché secondo me voleva smentire il rumor che si trattasse proprio di Black Flag, ma nello smentire il rumor, diciamo sottolineando che è proprio quell'Assassin's Creed che sta ricevendo un remake, ci ha sostanzialmente confermato che sono in lavorazione dei remake, capito? Quindi secondo me è andata così. Però è una mia opinione, ragazzi, come sempre. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, ragazzi, perché potrebbe essere una cosa interessante da discutere. È sostanzialmente una conferma di quello che avevamo pensato fin dall'inizio. E voglio sapere da voi, secondo voi, con cosa inizieranno. Io credo che dopo Assassin's Creed Shadows vedremo Black Flag, ma poi dopo Exe, secondo me, arriverà il remake del primo. E forse anche prima di quella data. Secondo me forse non dovremmo aspettare neanche così tanti anni. Ti piace comprare tanti giochi, vero? È davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che per tagliare le spese non necessarie hai cominciato a nutrire i tuoi figli con mille varianti della combinazione di pane e fagioli. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi ad un prezzo più basso. Aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. È serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, dare ai tuoi figli una dieta ricca ed equilibrata, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store PlayStation e Xbox, con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming, così risparmi, i tuoi figli non ti odiano e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora torniamo alle news. E ora il commento del giorno, ragazzi. Allora, The Dark Gamer mi scrive: se avessi connessioni decenti utilizzerei xCloud, ma purtroppo abito in zone dove non riesco a usufruire di questo servizio per ora. Allora, questa è una cosa che probabilmente molti di voi già sanno, molti di voi conoscono o si immaginano o vivono sulla propria pelle ogni giorno, e questo purtroppo è una cosa che è un limite della tecnologia attuale, ovvero della distribuzione delle connessioni internet stabili e su cui si può contare per mille cose. Ora, è chiaro, internet ormai è molto diffuso, perciò non credo proprio che ci siano delle zone che sono completamente non coperte. Magari rimarranno delle sacche, delle zone veramente molto remote in cui internet non c'è, ma tra diciamo connessioni diciamo flat, ovvero ADSL e fibra e reti mobili e eventuali abbonamenti satellitari, eccetera, eccetera, credo che un po' qua e un po' là ci sia di tutto. Però non è ancora abbastanza.
E non è ancora abbastanza perché per il gaming in cloud deve arrivare un momento in cui c'è una sorta di veramente poca differenza tra l'uno e l'altro, secondo me. Non che non ci siano oggi al giorno, proprio al giorno d'oggi, abbastanza persone con connessioni internet abbastanza stabili da poter giocare in cloud. Ci sono e come. La domanda è perché non giocano in cloud? Secondo me ha a che vedere con cose che sono legate alla tecnologia cloud in sé, cioè un po' di qualità, un po' di input lag e queste altre cose. È anche un po' la tradizione e l'abitudine, è una tecnologia nuova, alcuni non hanno mai giocato in cloud in vita loro, io l'ho fatto più volte e mi sono trovato benissimo, per esempio con GeForce Now, che secondo me è al momento, qualitativamente parlando, non come offerta commerciale, proprio però per la qualità di come viene fatta la trasmissione, secondo me è il migliore, nella versione premium però. Il punto è che si deve arrivare a un momento in cui è così sdoganato sia socialmente che tecnologicamente che lo percepisci come una cosa a cui non ci devi neanche troppo pensare. Vi faccio un esempio. Sapete, oggi, al giorno d'oggi, in un paese occidentale, nessuno di noi si fa una domanda: oh mio Dio, devo procurarmi l'acqua perché ho sete, ho bisogno di bere. Però se siete in altre parti del mondo, questa cosa invece è ancora una sfida. È una cosa che può essere... che può essere un qualcosa che veramente ti può far rimanere giorni senza bere, d'accordo? Purtroppo è così. Oggi nessuno di noi si chiede questa cosa, ma altrove è ancora così. Si deve arrivare al punto in cui le connessioni internet sono così diffuse, a buon mercato, veloci, funzionali, stabili, e c'è una ridondanza tale che se anche qualcosa va storto non rimani senza, sostanzialmente, che a quel punto... non ci dovremmo neanche pensare a questa cosa. Cioè, la questione di chiedersi se la connessione internet va bene dovrebbe proprio essere rimossa dalla tua testa. Nessuno di noi, quando versa dell'acqua in un bicchiere, si chiede quest'acqua sarà sufficientemente controllata, filtrata, che non ci siano batteri o cose del genere. No, sappiamo che è tutto controllato, non ci pensiamo neanche più. Deve essere così anche per la connessione internet. E quello, secondo me, è una mia opinione, ragazzi, quello secondo me sarà il momento in cui il cloud veramente inizierà a diffondersi, perché la tecnologia su cui si basa e la tecnologia che viene richiesta per usufruire del cloud la daremo così tanto per scontata che sarà una cosa come un'altra nella nostra routine senza pensarci più di tanto, d'accordo? Questo è quello che penso. Ti piacciono le news? Allora non fare come i malnati. Iscriviti al canale per non perderti queste bellissime notizie offerte dal buon Chris e tanti altri meravigliosi e rivitalizzanti contenuti. Iscriviti al canale, così Chris è felice e tu ricevi tante news e le cose. Ora torniamo alle news. E ora le news a ruota, ragazzi. Vi ricordate di Concord, che dovrebbe essere uno dei prossimi live service di Sony, che è in arrivo, diciamo, abbastanza presto? Ecco, pronti alla beta su PC e PS5, data, modalità e contenuti della prova. Sembra quasi un Destiny che incontra Overwatch, ok, e c'è il nuovo gameplay che immagino abbiate già visto. Il team Firewall calza nuovamente il sipario sull'hero shooter Concord per PC e PS5 per fissare la data di apertura della beta, che è da venerdì 12 a domenica 14 luglio, la beta in accesso anticipato, e darà agli utenti l'opportunità di provare il nuovo sparatutto multiplayer di Sony. Ogni versione in preordine di Concord comprende 5 codici per la beta in accesso anticipato, uno per sé, gli altri 4 da distribuire ai propri amici o parenti per coinvolgere in questa fase di testing. Quindi vuol dire che lo stanno spingendo questo gioco, nel senso stanno cercando di buttare dentro più gente possibile. Da giovedì 18 a domenica 21 luglio invece è previsto il weekend di open beta di Concord, che darà a tutti gli utenti PC e PS5 la possibilità di cimentarsi nelle sfide offerte a questo hero shooter. E ci sono tutti i 16 personaggi free gun disponibili al lancio. Sono 4 mappe, se ho ben capito. Le sfide sono caccia al trofeo, corsa al carico, contatto, controllo zona. Insomma, dovrebbe esserci abbastanza robetta da provare. Vediamo com'è, ragazzi. Io non sono particolarmente in hype per questo gioco, ma mai dire mai. A dire la verità, non lo ero neanche per Helldivers 2. Abbiamo visto come è andata a finire. Quindi, di nuovo, mai dire mai. E ci saranno le microtransazioni? Saranno presenti nell'FPS di Sony? Bene,
Lanceremo il gioco con 16 personaggi, 12 mappe e 6 modalità. Ci sono pezzi puramente cosmetici che si possono scegliere per personalizzare ulteriormente l'aspetto del proprio personaggio. Si può scegliere di acquistare, ma non influiscono sul gameplay. Quindi le microtransazioni ci sono, e in un live service era lecito aspettarsele ormai, però saranno soltanto estetiche. Mo vediamo come sono strutturate, però, perché anche le microtransazioni estetiche, diciamo che possono inficiare un po' sul senso di progressione del gioco. Non è così semplice dividere tra estetico buono, pay to win male. Quello è scontato, però anche l'estetico può avere delle criticità, diciamo. Comunque vedremo. Poi il nuovo Tomb Raider, ragazzi, verrà svelato presto, così come il prossimo gioco del Signore degli Anelli. Amazon Games ha intenzione di non far passare ancora molto tempo prima di svelare le prime informazioni sul nuovo Tomb Raider in sviluppo presso Crystal Dynamics e il Signore degli Anelli. Una recente intervista pubblicata da Variety, il vicepresidente di Amazon Games, Hartman, dice che svelerà presto le prime informazioni su Tomb Raider, il prossimo gioco del Signore degli Anelli, non manca molto, preferisce un approccio scrupoloso al massimo per i titoli di lavorazione, data la loro importanza, e quindi non sappiamo ancora niente. Sappiamo però che saranno grandi produzioni, stiamo cercando di arrivare ad avere una cadenza più regolare nel lancio dei giochi. Ovviamente Amazon Games è sul mercato da un pochino, a dir la verità, però non è che abbia avuto così tanta fortuna finora. Alcuni giochi sì, sono andati piuttosto bene, però sono stati tanto in collaborazione con altre entità, quindi diciamo che deve ancora convincere. Il medesimo team oltretutto è impegnato anche su Perfect Dark in collaborazione con The Initiative di Microsoft, quindi è possibile che il progetto sia ancora in fase preliminare, però se lo mostrano almeno sappiamo qualcosa, quindi bene così. Poi, a proposito di cloud, sentite questa: il servizio in streaming sbarca su Amazon Fire TV Stick. Ebbene sì. C'è l'imminente arrivo dell'app Xbox Cloud Gaming sui dispositivi Fire TV Stick. Dalle colonne del blog istituzionale di Xbox Wire ci si informa che l'app Xbox sarà presto disponibile su tutti i dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K. L'applicazione ufficiale di Cloud Gaming per Fire TV Stick garantirà l'accesso all'intero catalogo dei servizi in streaming di Microsoft associato a Game Pass Ultimate, dando quindi modo a tutti coloro che possiedono un dongle Amazon di immergersi in un multiverso interattivo di titoli del Game Pass. E dovete essere abbonati a Game Pass Ultimate e utilizzare un controller Bluetooth abilitato, come il controller, diciamo, Xbox, ma ce ne sono anche altri. Questa, ragazzi, è una ottima notizia per chi vuole giocare, per chi per esempio ha una Fire Stick di Amazon e ha una PlayStation. Questa è una ottima notizia, veramente ottima, perché potete installare l'app, fare l'abbonamento al cloud gaming e praticamente avere il Game Pass. È come se aveste una Xbox, quasi. Di nuovo torniamo al discorso di prima sul cloud, la connessione internet, quello che volete, ma è un'ottima cosa. E soprattutto io temo che questa notizia qui sia sostanzialmente la pietra tombale sulla famosa Xbox Keystone che è stata accantonata / cancellata, di cui parlavamo ieri. Temo che sia così. Però se la soluzione è questa, bene, è comunque una cosa ampiamente a disposizione dei giocatori, quindi sono molto contento. Sono meno contento per questa notizia: Frostpunk 2 è stato rinviato, purtroppo l'atteso survival per PC Game Pass non esce più a luglio, è stato spostato, non di tanto a dire la verità, di solo un mesetto, ma è ora il 20 settembre 2024, il che è un problema però perché settembre comincia a popolarsi veramente tanto e ho paura che possa risultare un po' schiacciato, quindi è così. Sì, non è la notizia che volevate sentire, ma crediamo che le feature aggiuntive siano qualcosa meritate vedere il gioco sin dal day one e non attraverso una patch pubblicata dopo il lancio. Per questo sono d'accordo, quindi bene così. Se avete bisogno di finire il gioco, speriamo che vada tutto liscio. Poi, abbiamo già parlato di Band Studio recentemente. Il nuovo gioco open world a quanto pare userà il 10ª engine di Horizon. La conferma arriva dal profilo LinkedIn di un ex membro della compagnia, Jason Pettibon, dove si fa menzione dell'engine messo a punto dallo studio olandese per i suoi giochi. Ok? Sembra che la nuova opera utilizzerà proprio il 10ª engine, già impiegato con successo per lo sviluppo dei giochi della serie Horizon. A questo dettaglio però per il resto sono pochissime le informazioni sulla nuova IP. Sappiamo solo che sarà, come abbiamo già detto, una produzione AAA di stampo live service. Di nuovo sono molto curioso di vedere di che gioco si tratta, non ne ho proprio idea. E però credo che dovremo aspettare ancora un bel po'. Però, dato l'utilizzo di questo engine, credo che sarà qualcosa di graficamente abbastanza avanzato, perché in genere viene usato per progetti un po'... Però mai dire mai, non si sa. Poi, Palworld, dopo il nuovo update ci sono oltre 100.000 utenti in simultanea su Steam, quindi a quanto pare è un gioco che riesce ancora a convincere
perlomeno quando arriva un nuovo update uno ha voglia di provarlo, quindi il gioco, diciamo, ancora vivo e vegeto, si continua, e bene così. E poi, guardate un po', conoscete questo gioco? A Way Out, che vi consiglio assolutamente, ha venduto 9 milioni di copie e si festeggia con un dito medio, ok? Ace Light Studios, che sono gli stessi sviluppatori del meraviglioso Game of the Year 2021, che è It Takes Two, che è diventato probabilmente il mio platform 3D preferito di tutti i tempi, ha pubblicato un post celebrativo su Twitter X, volto non solo a ringraziare i fan, ma anche per alcuni momenti simbolici. La presentazione c'è stata ai Game Awards 2017, col stesso Fares, che prima di presentare un nuovo trailer dell'opera, ha dato vita a un piccolo show sul palco urlando fuck the Oscars. Vabbè, ok. Nemmeno il publisher EA credeva nel successo di A Way Out, invece è andato bene. Il gioco è notevole, ragazzi, e dateci un occhio. E poi vi voglio avvisare di una cosa. Probabilmente qualcuno di voi si aspettava di vedere nelle news qualcosa di cui si sta parlando, si sta iniziando a parlare nelle ultime ore. A quanto pare la Kadokawa Corporation ha subito un hacking, è stato vittima di hacker, e ci sono 1,5 terabyte di dati che sono stati rubati. È stata ricattata, no? E se non paga il riscatto, il 1° luglio verrà pubblicato tutto quanto. Io ve lo dico già da ora. Io tratto sempre leak, rumor, lo sapete. Il mio limite è quando è frutto di un crimine, d'accordo? Quindi, come non ho parlato dei leak di Insomniac, belli pesanti che ci sono stati, come non ho parlato dei leak di Rockstar, come non ho parlato di tutti i leak che sono venuti fuori da un crimine, anche in questo caso, se dovessero venire fuori delle cose su From Software, io non ne parlerò nelle news, d'accordo? A meno che non sia qualcosa di assolutamente inevitabile, cioè di cose che ormai sanno tutti ed è di ampia diffusione, allora non possiamo far finta che tutti quanti non lo sappiano, ma se arrivano dei video di gameplay, delle analisi, delle altre cose, tutto quello che volete, io non lo tratterò. Quindi vi avviso di questa cosa, continuo a fare come ho sempre fatto. E per l'offerta del giorno, ragazzi, ho voluto confermare, diciamo, una cosa che vi ho appena detto, cioè e portarvi A Way Out, d'accordo? Questo gioco qua è molto carino, credetemi, è da giocare in due persone per forza, e è in sconto del 63%, invece costare 30 euro costa 11,17 euro. Credetemi, è una gran bella avventura, d'accordo? Perciò consideratela. Come sempre io vi ricordo che sono partner ufficiali Stan Gaming, perciò se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione, è un link affiliato, a me arriva qualcosina, quindi è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!